Buongiorno, allora stamattina abbiamo deciso di andare a vedere un museo del sale e poi andare giù nella zona della Playa della Barca, Playa Sottavento, perché comunque c'è pochissimo vento, in più i musei aprono alle 10 e abbiamo perso un po' di tempo stamattina per fare un bel po' di chiamate per riuscire a capire come funziona la storia dei vari tamponi, test che dovremo fare quando rientreremo, perché comunque ci hanno detto che ci sarà il tampone da fare. Italia, veramente un casino, perché abbiamo telefonato prima a Bergamo. Bergamo ci hanno detto di telefonare a Verona perché comunque atterriamo a Verona. A Verona ci hanno dato un numero da chiamare che non risponde nessuno. Abbiamo cercato di richiamare ancora a Bergamo, ma non rispondeva nessuno. Un casino. Comunque sembra che dovremo fare questo tampone appena c'è un rumore strano, non so che cavolo sia. Non si sente un rumore strano, non Ha lì sulla pianta un uccello. so cos'è. Cosa? È un uccello lì sulla pianta. Andate. Ah, è andato, ma infatti riuscivo a sentire sto rumore, ho detto che cavolo è. Vabbè, comunque sembra che ci fanno i tamponi subito all'aeroporto a Verona, perché in altri aeroporti non lo fanno durante la notte perché sono un po' incasinati. Invece noi atterriamo di notte e abbiamo telefonato pure all'aeroporto di Verona e ci hanno detto che i tamponi ce li faranno pure là, anche se di notte. E poi dovremo aspettare ovviamente l'esito, che ce lo manderanno via mail. Quindi è un casino. E intanto che aspettiamo l'esito, ovviamente dovremmo stare rinchiusi in casa, non possiamo andare in giro. Vabbè, un casetto veramente. Poi qui non avendo nemmeno dei canali italiani, perché qua sono soltanto spagnoli, se vuoi sentire i canali italiani bisogna comunque pagare. Quindi noi non sappiamo niente nemmeno dei telegiornali, non sappiamo niente, siamo proprio tagliati fuori dal mondo. L'unica cosa che sappiamo è quello che ci dicono le persone a casa e le informazioni che troviamo su internet, online, comunque. E non so, vedremo, vi aggiornerò sulla situazione. Vabbè, intanto cerchiamo di goderci questi giorni e adesso andiamo a prendere anche l'acqua, il boccettone, perché qua vendono i boccettoni di acqua giganti, che costano una stupidata, tra l'altro. E quindi stiamo usando quei boccettoni lì, riempiamo le bottigliette perché comunque col sole si suda parecchio. E poi anche questi giorni, come vi ho detto, comunque fa più caldo, si è alzata la temperatura. Infatti già stamattina vedete il sole che c'è, le prime mattine c'era tutto coperto, tutto super nuvoloso. Sei pronto tu? Sì? Dai, stai tranquillo, che mio marito è tutto agitato, no, per questa situazione. Rilassati, siamo in vacanza. No, niente da fare. Vabbè, ci vediamo dopo al Museo del Sale. Ah, c'è molto meno vento oggi. Momentaneamente, poi vediamo là. Ok, siamo entrati. E rispetto a 3 anni fa hanno modificato parecchio. Non era così 3 anni fa. Ma c'è anche il modellino. E le vasche sono lì di fuori. Sì, hanno fatto uno schermo dentro nel letto, incredibile. Mai visto una cosa del genere? Ah sì, infatti lì c'è l'armadio con dentro i loro vestiti. Che Di strano. lui direi, no? Con i capelli duro. Ah sì, è vero. Ma sono i fondatori, boh, chi lo sa. Ah, questa è la loro casa. Ah, può essere. Se vuoi un paio di scarpe, anche un maglioncino. No, è un pigiama. È un pigiama? Sì, è. Ah, beh, è vero. Sì, anche qua. Anche qua in parte. Anche qua. Bello. Lo che in principio era solo charco naturale formato por la pleamar, fueron poco a poco mejorado, ampliando su capacidad, modificando los fondos y estableciendo diferentes pasos para aumentar la concentración salina. Siamo stati i primi visitatori oggi. C'è qua nessuno, stavano ancora sistemando tutte le cose. E infatti dopo arrivano tutti. Sono sempre così, arriviamo noi e poi vium. È che noi partiamo sempre presto. Questo qua è sì. Sì, no, per noi è l'orario normale, però per loro è presto. Qua ci sono tutte le vasche esterne. Sente un profumino proprio di mare, di sale, di iodio. Ah, che bello. Qua ci sono anche dei piccoli tunnel dove entra l'acqua e finiscono nelle piscine.
Vedete qua sotto? E entrano nelle piscinette. Che bello! Super rilassante ascoltare anche il rumore del mare. Qui abbiamo tre tipi differenti di sal. La flor de sal, che è la che sta nella superficie, non si hunde bajo l'acqua, sino nella superficie, su nome è flor de sal. Okay? La flor, quando si sumerge, a los 10 giorni... Ok, questo qua è tipo sale ancora da raffinare, da pulire, non è alimentare. E c'è qui dentro, è dove lo raffinano. Che montagna di sale là in fondo! Cominciamo con wow. La flor de sal. Questo qua è per alimentare. E primera calidad. La flor es muy buena, muy sabrosa. Es especial para el tomate, ensalada, para comer crudo, para comer directa. Ok. Wow. No, questo signore veramente è simpaticissimo, ci ha dato anche del sale, ci ha dato proprio tutta la spiegazione e ci ha detto che quando un salinero dà nelle mani delle persone un mucchio di sale, si può andare dove c'è il mare e buttarlo all'indietro, no, esprimendo un desiderio. E ha detto, ci ha detto anche che tra qualche minuto inizierà a tirare del sale o qualcosa, non so, fare qualcosa nelle vasche, e ha detto che se vogliamo stare qua a aspettare possiamo vedere il lavoro che deve fare. Quindi adesso dobbiamo trovare un po' di mare per riuscire a buttare sale e esprimere il desiderio. No, veramente molto simpatico, non pensavo. Il mare che... senza neanche chiedere niente. Vai lì. Ah, dobbiamo scendere? Sì, dobbiamo scendere per buttare sale. Dobbiamo esprimere il desiderio, eh. Detto, non soldi però. Non dobbiamo chiedere soldi. Niente soldi. Vamos. Ok, abbiamo trovato una pozza d'acqua, adesso devo esprimere il desiderio. Allora, qua c'è il mio sale. Attenta a non buttare l'acqua. Fatto! Minchia, c'ho un po' la mano da pulire, eh? Ah. Leggermente salato. Sono qua che stanno lavorando il sale adesso. Guarda qua. Che colore rosa! Cristalli. Qua c'è un altro. Ma sta facendo piano piano sulla superficie. Ma che sabbiato, è arrivato tra un chilometro. Ma lì è la playa della barca. È bella gigante. Wow. Fate le piede barca che andate. Adesso hanno tutti i surf. Guarda là in fondo che bella lingua di sabbia. Passiamo poi anche praia del sottavento, vabbè che sono vicine. Ne. Dopo guardiamo sulla mappa. Non è che sempre quella? Boh? Ma si collegano, non lo so. Siamo arrivati a Praia della Barca. Adesso cerchiamo tipo il chioschetto René Egli, qualcosa di... Ah sì, guarda che ha segnato anche lì René Egli. Vabbè, fa un po' di panini, robe così, perché ormai è tutto giorno. Guarda com'è grande, è gigantesca. Ci sono anche le pozze d'acqua! Guarda per noi! Ci sono le pozze d'acqua! Wow! Wow, che spettacolo! Una figata! Ok, io sto qua tutto il giorno. Bellissimo! Come giù di qua? Oh, va, c'è la stradina! Ci mancherebbe anche. Wow, bello, 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 bello. Infatti, guarda, playa sottavento. Sono collegate, mi sa, eh. Sì. Per me sì. Wow. Wow, con tutte le palme qua sembra di essere ai Caraibi. Praticamente è una spiaggia caraibica questa. Bellissimo. Mi piace assai. Me gusta mucho. Che bello! Tutti i pesciolini. Ma dove stanno andando a vedere il pesce grosso? Noi siamo qua ancora vestite, loro c'è in costume. Ma
è gigantesca, come spiaggia, eh? Per me là a fondo c'è la palaia sottavento. Quella là? Sì, è. Per me di là. Hai trovato qualcosa? Io sto calpestando i pesciolini. Trovato qualcosa? No. Ah, sono alghe. Ogni tanto vengono su delle folate di vento allucinanti qua. Ma siamo praticamente in mezzo al nulla. Una spiaggia gigantesca. Adesso si sta allagando tutto perché si alza sempre di più l'acqua qua. Quindi la che bello. Stiamo camminando in mezzo al mar perché si è alzata tutta la marea e adesso stiamo camminando qua in mezzo. L'abbiamo quasi fatta! Siamo andando sulla lingua di sabbia, che c'è mare di lì e mare di qui. Aiuto, sono schiantato contro la bandiera. C'è la torretta. Wow, guarda che bello con la lingua di sabbia qua. Ma ci sono già delle alghe qua? No, no, dai. Wow, che bello. Siamo in mezzo a zona di kite e zona di bagno. È forte la corrente, è fortissima. Wow. Stiamo andando da questo paradiso, siamo di essere Caraibi qua, e stiamo andando alla Playa del Sotavento, che anche lì è stupendo, però qua veramente è super caraibico con tutte queste palme, che bello. Del Sottavento, questa volta il mare è un po' più ritirato dell'altra volta. Però quando sono venuta io 3 anni fa c'era ancora più bassa marea, ancora più bello di così. Però vabbè, contentiamo.
come fa a scottare addirittura, sarà fredda. Adesso ci metto il piede. È calda, ma è calda, davvero. È la prima volta che troviamo l'acqua calda. È calda. È perfetta per fare il bagno. Wow. Arriva, arriva. Ma chissà con le piscinette lì come sono calde allora. Estoy tomando sin ningún apuro. Despacio.